Questo luogo è veramente speciale perché parla di Luciano. Luciano in tutti gli aspetti, Luciano amava moltissimo questa casa, l'ha voluta creare in ogni minimo dettaglio, quindi a partire dal pavimento, per esempio, che lui ha voluto mantenere naturale, quindi mi ricordo le discussioni all'epoca, perché dicevo sì, ma che lui diceva meno male, perché è un pavimento macchiato, un pavimento vissuto. Quindi diciamo che la casa esprime anche quello che era il suo carattere, la sua visione della vita. Una casa molto colorata, lui amava i colori, amava dipingere, quindi ci sono presenti, questi non tutti lo sanno che lui fosse anche un pittore, ci sono tutti i suoi quadri, devo dire quadri che rispecchiano la sua personalità, una personalità di una persona allegra, gioiosa, di una persona, di un artista che è riuscito a mantenere ancora il bambino dentro di sé, che è la cosa fondamentale poi per ogni artista e lo sarebbe anche per ognuno di noi riuscire a coltivare questa parte speciale. È una casa che parla della sua voglia di arte, di canto, la casa era sempre aperta a tutti i cantanti, a tutti i musicisti, quindi il pianoforte centrale nella visita, perché intorno a quel pianoforte venivano fatte tutte le sue prove personali per preparare concerti, per preparare le opere, le audizioni per i giovani, che era un aspetto fondamentale della vita di Luciano, il poter aiutare gli altri. Lui era stato aiutato da giovane, da un maestro che gli diede lezioni gratuitamente, lui non l'ha mai dimenticato nella sua vita, e nella sua vita ha sempre dato lezioni gratuitamente a tutti i giovani che si presentavano in questa casa o in giro per il mondo. E devo dire che da queste lezioni sono usciti dei grandissimi talenti a livello vocale nel mondo, quindi era un punto di ritrovo importante questa casa, dove tutti venivano a confrontarsi, a passare una bella serata con lui o un pranzo. Lui amava molto avere gli amici intorno, quindi amava molto avere serate conviviali, quindi con grandi cene, grandi pranzi, sempre all'insegna dell'allegria, del buon cibo e ovviamente della buona musica. Questa casa sarà un momento di grande incontro con Luciano, con tutto quello che è stato Luciano. Luciano uomo, Luciano grande artista, Luciano grande amico. E devo dire che in questa casa sono custodite alcune cose molto preziose, come le lettere che gli scrivevano i suoi amici più cari, sia nel mondo del pop che nel mondo della lirica, che nel mondo della politica. Devo dire che ha avuto testimonianze da tutto il mondo e sempre molto gioiose, molto divertite, che ricordavano gli incontri che avvenivano in questa casa. Ci sono dei pannelli che lo rappresentano insieme ai grandi della terra, perché lui ha avuto la fortuna veramente di conoscere le persone più disparate, perché lui aveva un concetto molto, secondo me, molto importante, che se riuscissimo ad adottare ognuno di noi forse cambierebbe il mondo, nel senso che lui considerava le persone tutte allo stesso modo, per cui se stava discutendo col contadino, lui amava moltissimo la terra, ed ecco anche perché questa casa è nata proprio in campagna, perché lui amava le sue origini contadine e andava molto fiero, e se stava discutendo col contadino su cosa seminare e in quel momento magari entrava un personaggio importante, lui finiva di parlare col contadino, perché non faceva differenze tra le persone, lui guardava molto all'anima delle persone, e per questo credo che sia riuscito a comunicare tutto l'amore che aveva dentro e lo stia continuando a ricevere dalle persone, proprio perché ne ha dato tanto. Questa casa nella testimonianza, lo è nelle foto, nelle lettere, come dicevamo prima, lo è negli oggetti. Noi abbiamo allestito, per cercare di rendere proprio l'idea di tutto questo amore che girava intorno a Luciano, anche una sala completamente dedicata a tutto quello che gli mandavano i fan da tutto il mondo, quindi ci sono oggetti particolari, quadri, statue, burattini che raffigurano Luciano, molto, molto divertente. E là è anche una sezione dedicata a tutti i premi che ha ricevuto, ne ha ricevuti più di 5.000 in tutta la sua carriera, da premi importantissimi come i Grammy, è stato l'artista italiano credo più premiato, con più Grammy, che abbia ricevuto più Grammy in assoluto, come premi dati dai vari presidenti di tantissimi stati, a partire dal presidente Bush per arrivare a Gorbaciov, per passare alla Francia con Chirac. Ha avuto veramente dei riconoscimenti internazionali, e qua si possono rivivere quei momenti attraverso proprio video, attraverso le foto, attraverso gli oggetti stessi. Questa casa fa parte di un importantissimo percorso, che è il percorso Discover Ferrari Pavarotti Land, che racconta di due grandi uomini che si incontrano per questa grande occasione. Questa casa si trova nelle prime campagne modenesi e racconta tutto quello che è stato Luciano, quindi l'uomo, l'artista
e il suo amore per il cibo e le belle cose della vita. Quindi sarà un viaggio veramente emozionante che speriamo facciate veramente in tanti.